breve del secondo relatore, perché dal primo e secondo abbiamo avuto una panoramica veramente molto ricca, quasi completa, delle problematiche che vogliamo, di cui vogliamo discutere stasera, perché abbiamo sentito i comitati. Moreno è particolarmente efficace nel denunciare le problematiche che la gente, gli abitanti, i residenti vivono, ma abbiamo sentito anche un intervento di uno studioso, di uno scienziato, il quale sostiene che le scelte fatte da Sesa non sono, come ci vengono contrabbandate pubblicamente, le migliori e dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Sono delle scelte, e sono delle scelte imprenditoriali. Io volevo sottolineare e porre la vostra attenzione su un aspetto che non è stato discusso finora. Allora, volevo porre l'attenzione sul fatto che Sesa è una società mista, cioè una società dove il Comune di Esti ha il 51% delle azioni, ovvero la maggioranza. Allora, dal punto di vista imprenditoriale, il partner privato ovviamente persegue, come è ovvio in una società di mercato, in un'economia di mercato, persegue il massimo del profitto. Si può mettere in discussione anche questo, certo, però Sesa non è un'impresa privata, è un'impresa mista, sottolineo. C'è anche la parte pubblica, e l'obiettivo di un ente locale, di un'amministrazione, non è il perseguimento del massimo profitto, ma è l'erogazione di un servizio che venga erogato alla comunità, nel territorio in cui il servizio appunto viene erogato, magari che quella stessa comunità abbia anche dei vantaggi, perché le esternalità negative che abbiamo sentito in modo abbastanza abbondante, direi, sono notevoli. E dunque è davvero singolare che su Sesa l'amministrazione comunale non abbia mai pensato di nominare, per esempio, dei tecnici che affianchino il privato, il quale di fatto, come ben sappiamo tutti qua dentro, ma anche fuori da questa sala, è quello che determina le scelte aziendali. Quello che io voglio dire, che mi sorprende e che continua a sorprendermi da anni, e che mi sorprendeva anche quando ero assessore all'ambiente, su questo ovviamente non è che siamo riusciti molto più di tanto ad incidere, purtroppo, è che le scelte aziendali vengono lasciate al privato e che l'amministrazione pubblica non ha un controllo efficace in termini tecnici sulle scelte, quindi sul fatto che se una scelta va bene o va meno bene o va più bene, cioè voglio dire, non c'è un indirizzo pubblico come dovrebbe essere, come la proprietà pubblica di Sesa potrebbe anche ragionevolmente indurre, no? E dunque nell'85 ad Ospedaletto, confine con Ospedaletto, in mezzo ai campi c'era una piccola discarica, neanche tanto piccola, perché insomma comunque c'era una discarica incontrollata, d'accordo? Il passaggio è stato da parte del Comune di Este di realizzare il controllo della discarica, poi è subentrata Sesa, è stata creata questa società e sembrava una bella iniziativa, un'iniziativa senza dubbio migliorativa rispetto alla discarica incontrollata. Beh, ci vuole poco, la discarica incontrollata, che purtroppo l'è stata per anni, ha prodotto un inquinamento delle falde idriche. Secondo me ancora adesso i residenti di Ospedaletto e delle zone stanno ancora pagando. Ci vuole poco a migliorare la situazione in quella situazione. Ma da quella piccola discarica oggi c'è un impero economico. Perché quando parliamo di Sesa parliamo di, io ho dati relativi al 2013,
parliamo esattamente di 272 dipendenti, adesso saranno magari anche di più, non sono esattamente aggiornati i miei dati, 72 milioni di euro di produzione, parliamo di 37 milioni di patrimonio netto, cioè da quando è stata creata ad oggi ne ha fatto di strada. Però l'impiantistica, per esempio, di Sesa è stata possibile l'impiantistica di questa giornata anche grazie agli abbondanti finanziamenti regionali, ovvero significa anche che la comunità, che la collettività, non solo quella testina ovviamente, ha contribuito in modo determinante. Io non metto in discussione la ricerca del profitto del privato, ma metto fortemente in discussione la mancanza di controllo da parte del pubblico. È il pubblico che dovrebbe tutelare le scelte, la salute dei cittadini, e su questo credo che il Comune di Este sia fortemente inadempiente. Bisogna cambiare, perché se ci fosse stato un tecnico come i comitati proponevano quando è stato formato un nuovo consiglio di amministrazione, era stato proposto che in consiglio di amministrazione per il comune si nominasse un tecnico. Allora, onde evitare speculazioni di tipo politico, avevamo anche detto che i soldi dei consiglieri di amministrazione nominati dal comune andassero a un fondo a sostegno dei disoccupati di Este, onde evitare che si pensasse che volevamo fare i furbi e che volevamo intascarci gli emolumenti anche abbastanza sostanziosi che i consiglieri di Sesa prendono ogni mese. Non siamo nemmeno stati presi in considerazione, non ci hanno nemmeno risposto. Perché? Per favorire ovviamente i partiti di maggioranza. Infatti se sta usando nel manuale Cencelli, no? Per cui i posti in amministrazione sono stati dati ai partiti che hanno preso il maggior numero di voti, senza preoccuparsi che ci fossero persone competenti che potessero dire la loro sulla scelta di Sesa. Sesa ha festeggiato nell'ultimo periodo in modo egregio attraverso una grande mostra di arte contemporanea. Io, che sono particolarmente sensibile all'arte, ho anche apprezzato. Però mi sarebbe piaciuto che i consiglieri comunali che sono dentro Sesa avessero messo la stessa energia e la stessa serietà nel controllo all'interno del consiglio di amministrazione, forse Este e gli Estensi e anche tutto il resto del territorio avrebbero ringraziato maggiormente, avrebbero apprezzato ancora di più. Allora, non possiamo andare pubblicamente a raccontare che Sesa è il massimo della sostenibilità ambientale, perché se ci mettiamo a discuterne, e stasera un bozzo di questo è stato fatto, credo che potremmo anche convincere molti che non è vero. Io credo invece che bisogna cambiare in modo rigoroso, fare discorsi seri su dove vuole andare Sesa, ma soprattutto dobbiamo fare un discorso sulla salubrità di questo territorio, perché Sesa non è l'unico impianto, anche se è uno degli impianti più grossi, più significativi, che produce energia elettrica, produce biogas, ma produce anche qualcos'altro, abbiamo visto, che costa alla salute dei cittadini. E non c'è solo Sesa nel nostro territorio, ci sono molte altre criticità ambientali che bisogna tenere presenti e che un'amministrazione seria dovrebbe tenere presenti, perché è solo l'ente pubblico che spetta questa funzione. I cittadini non possono fare altro che difendersi. Purtroppo si difendono quando le cose sono già state fatte, ma è l'amministrazione che deve prevenire, cioè deve amministrare e deve governare un territorio in modo che queste criticità diminuiscano, non aumentino. Quando si parla di PM10 Este,
c'è una centralina che mi dice ha superato il doppio dei 35 giorni previsti all'anno della soglia di 45 microgrammi al giorno. Siamo a livelli di emergenza e nessuno ne parla, come se fosse una cosa così. I livelli di mortalità che esistono nel nostro territorio sono estremamente preoccupanti. Non è una questione di quattro matti che rompono le scatole perché vedono magari un corso d'acqua colorato e dirsi quei rompe scatole. È una questione di sostanza, è una questione di qualità dell'ambiente e quindi di qualità della nostra vita. Se non abbiamo questa consapevolezza e se la gestione di questo territorio non continua in questo modo, forse è meglio per tutti noi, inclusa Sesa. Perché Sesa, quando fa, e con questo concludo, quando scrive il suo rapporto di sostenibilità e dice che vuole avere non vuole avere conflittualità con gli stakeholder, tra cui ovviamente ci sono anche i residenti, dovrebbe avere maggiore trasparenza, avere un colloquio più costante con la popolazione e spiegare in che cosa consiste cosa consiste le scelte strategiche, perché questo piano industriale che hanno presentato, per cui Sesa vuole diventare un punto di riferimento, credo regionale, per la produzione di biometano da trasporto, è una scelta importante. Secondo me produrrà effetti non solo nella qualità della vita dei residenti di Ospedaletto, ma anche di quelli di Est. Dunque, presentarcela come la panacea della sostenibilità ambientale, insomma, ci sarebbe qualcosa da dire. Qui, tra l'altro, in questa sede ci sono anche i responsabili Sesa, sia pubblici che privati. Noi non neghiamo ovviamente la parola a nessuno, tantomeno a chi è preso, vivacemente e in modo, credo, spero almeno ci sia riconosciuto, argomentato, preso di mira, pertanto possiamo discutere, chiunque può intervenire, spero che questo sia e diventi un dibattito costruttivo da una parte che serva a tutti a crescere, insomma, anche su queste tematiche. Grazie.